Stasera a Licodia si celebrano i 10 anni di attività degli amici di Tele e Ubea, un'associazione finalizzata appunto alla concretizzazione di questa idea dell'informazione che si estrinseca attraverso l'emittente Tele Ubea. I titolari, Alessandro Gandolfo e Paolo Randella, sono i due pionieri, le due anime, diciamo, che portano avanti con grandissimi sacrifici questo progetto della televisione di Tele Ubea. Chi inizia? Lo stesso. Allora, più che titolari, diciamo, voglio definire gestore, perché diciamo che Tele Ubea è di proprietà di tutti, non è un qualcosa che ci appartiene a noi, ma è un qualcosa che noi facciamo proprio per dare un servizio, rendere qualcosa alla collettività. Io, diciamo, sono un po' più giovane dei 10 anni, perché non li festeggio tutti, io sono subentrato in un secondo momento. Quello che li festeggia per intero sicuramente è Alessandro. Noi siamo felicissimi stasera di festeggiare i nostri 10 anni di attività televisiva. Stasera qui a Licodia, presso la piazza Garibaldi, stiamo svolgendo un piccolo spettacolo per ricordare dei momenti, abbiamo riuscito dei momenti dal 2006 a oggi, al 2016. E ringrazio la vostra emittente, a cui noi siamo, come dice il dottor Cascino, legati, a cui siete i nostri operatori di rete, perché senza TVXN Tele Ubea non avrebbe modo di esistere. Siamo felici, siamo contenti, in questi 10 anni tantissimi spettacoli, tantissime riprese che abbiamo fatto, insomma la vita televisiva è bella, vi ringrazio ancora. È bella ma non è facile, eh? Complicata. Eh? Sì, questo sicuramente il dottor Cascino lo sa, perché anche lui opera come noi in questo, diciamo, nell'ambiente televisivo. Oggi è difficilissimo fare televisione perché i problemi sono tanti, la crisi economica penalizza soprattutto le piccole televisioni che campano, diciamo, della pubblicità, per cui è qualcosa di duro e di veramente arduo. Alessandro, sì, hanno acceso le luci perché c'eravamo noi, diciamo, no? Può essere, sì, hanno acceso le luci perché fino a poco fa non hanno acceso le luci. Grazie al dottor Cascino hanno acceso le luci. Che cosa dire? Siamo felicissimi di questa serata, veramente felici. Questi 10 anni di attività televisiva, per noi era importante festeggiarli, perché ci tenevamo a essere qui presenti, perché noi siamo la televisione, ci siamo definiti la televisione della gente e per la gente. Tanti emittenti sono venute a rendere omaggio all'attività di Tele Ubea, da Rete Chiara a Televita ed altri amici che praticamente sostengono e ci si sostiene vicendevolmente in questo processo, diciamo, non facile per portare avanti l'emittente. Tele Ubea è uno dei pochi esempi di televisione incarnata, radicata, diciamo, nel particolare nel territorio, anche perché lo scopo sociale dell'associazione Gli Amici di Tele Ubea, diciamo, ecco, la definizione specifica è questa, diciamo, quella più. Quindi questo dà il significato di quanto sia importante e radicata questa televisione nel territorio, principalmente nel valorizzare la cultura, le tradizioni, le istituzioni del territorio di Licodia Ubea. Poi è chiaro, ci si allarga un po' di più, però l'anima, il DNA, la radice è quella di Licodia Ubea, che vive, diciamo, ecco, di riflesso su tutta l'attività che fa Tele Ubea, che estrinseca anche Tele Ubea. Volete aggiungere qualcos'altro? Quali sono i progetti futuri di Tele Ubea? I prossimi 10 anni, per non andare molto lontano. Allora, intanto con l'avvento del digitale è successo un fenomeno, praticamente ormai le televisioni si sono specializzate, si va sempre verso le televisioni tematiche, perché ormai fare una televisione generalistica è un po' difficile, lo può fare la Rai, lo possono fare i grossi network, quindi noi abbiamo praticamente scelto, ci siamo dati un indirizzo, diciamo, editoriale ben preciso, abbiamo deciso di valorizzare quelle che sono le cose che magari vengono scarsamente attenzionate dalle grosse televisioni, perché noi attenzioniamo molto il territorio, attenzioniamo molto quelli che sono gli spettacoli, gli artisti locali, noi non possiamo permetterci di fare programmi con grossi nomi, però appunto per questo cerchiamo sempre di valorizzare, di cercare quelli che sono i talenti che sono nel nostro territorio. Wow. Sì, noi ci siamo specializzati, diciamo, io dico che siamo la televisione dello spettacolo,
Abbiamo diverse produzioni, ad esempio una delle produzioni che è nata nel 2008 è il Karaoke Show Tour, il Karaoke Show Tour itinerante, giriamo per i vari paesi, valorizziamo soprattutto le associazioni di ballo, le associazioni teatrali, tutto quello che la gente oggi è importante. Diciamo che noi siamo una televisione in digitale, però televisivamente siamo tornati indietro. Quello che facevano prima le televisioni negli anni 80, diciamo che lo facciamo noi, seguiamo veramente la gente dalle processioni alle feste tradizionali, alle sagre, alle feste patronali, e questo è una forza che ci fa andare avanti nel nostro piccolo. Noi siamo una piccola TV, abbiamo tanta voglia di crescere e siamo qua, stiamo festeggiando questi 10 anni, speriamo di festeggiare il 20° anno di vita televisiva, siamo qua.